Nuovi arresti a Campobasso nell'ambito dell'ampia attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, misure emesse anche per rapine, minacce e lesioni aggravate. Carenza di personale e criticità nel settore della sanità, questi alcuni degli aspetti evidenziati durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Si celebra oggi la Festa della Donna, iniziative in regione per parlare di diritti e problematiche legate al mondo femminile, ancora troppe le violenze e le disparità. Percorsi storici per non dimenticare la tragedia della Shoah a Trivento, un incontro organizzato dalla Diocesi e dall'Istituto Nicola Scarano. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Una nuova operazione di polizia giudiziaria attivata questa mattina a Campobasso, 2 le persone incarcerate e 4 assegnate ai domiciliari. I reati riguardano lo spaccio di stupefacenti, alcune rapine, ma anche minacce e lesioni aggravate. L'hanno voluta chiamare Operazione Pensa, dalla parola scritta su una infinità di muri del capoluogo di regione, una sorta di firma da writer, come a nome di un protagonista suburbano il gesto di voler marcare il territorio. E questo Pensa diventa subito protagonista centrale, che è un giovane che spaccia, che probabilmente è capo di una band che rapina, minaccia e picchia gente normale nella normalità delle strade cittadine, che riesce a racimolare e mettere da parte in poco tempo un bottino di circa 100.000 euro. Così Pensa diventa un'operazione congiunta tra la magistratura, la Polizia di Stato e i Carabinieri, durante la quale sono finiti in carcere 2 giovani di Campobasso, uno di 25 anni e l'altro di 19, con altri 4 assegnati ai domiciliari, uno di 21 anni della provincia di Campobasso ed altri 3 di 21, 26 e 50 anni provenienti da Lucera, in provincia di Foggia. L'indagine è partita nell'agosto del 2018 in seguito ad una rapina a mano armata compiuta in città da 2 persone in Passamontagna ai danni di una coppia di giovani per derubarli di un Rolex per giunta falso e tentando di sottrarre loro l'automobile. È un'operazione che ha tanti significati. Io direi innanzitutto il primo è questa collaborazione tra Polizia e Carabinieri. E qui devo segnalare ma non solo la professionalità ma soprattutto l'entusiasmo di questi ragazzi. Dico la verità, fare il procuratore con questi ragazzi diventa molto facile, insomma. L'altro aspetto è che l'attività di spaccio collegata alle rapine dimostra quello che si va dicendo. E poi l'altro aspetto veramente interessante, l'avete visto sul tavolo, abbiamo sequestrato 90.000 euro, erano ben celati all'interno del muro di una casa, quindi non erano tenuti all'esterno, erano nascosti, noi li cercavamo. Perché tra gli obiettivi non c'è solo l'arresto di chi commette questi reati, non c'è solo l'arresto perché queste persone sanno benissimo che vengono arrestate, cioè lo mettono in conto, d'altro canto l'ho già detto, chiunque spaccia in questo territorio prima o poi sarà arrestato, ma a certe persone, voglio dire, non è un deterrente l'arresto, è un deterrente andare a sequestrare il provento dell'attività criminosa. Ecco, questi 90.000 euro forse è l'aspetto che ci fa più piacere, che purtroppo la droga frutta tantissimo e quindi un soggetto che non ha alcun reddito, che ciò nonostante vive, che ha spese, che utilizza la droga, quindi una parte della droga la utilizza per se stesso. Considerate che per la rapina di agosto, quella in via Veneto, quell'orologio, quel Rolex falso, gli ha fruttato 25 grammi di cocaina. Quindi immaginate, poi una parte l'avrà usata, il resto l'ha utilizzata per venderla e quindi per arrivare a 90.000 euro. Si era impegnato, insomma, dai. Sulla statale 85 Venafrana gli agenti della stradale di Isernia hanno arrestato un 58enne ed un 49enne di origini campane intenti a portare a termine un furto di gasolio. La segnalazione alla polizia da un dipendente dell'ANAS insospettito dalla presenza dei 2 nei pressi di un deposito di carburante per il funzionamento dell'illuminazione della galleria Trinità di Macchia di Isernia. Dopo un lungo inseguimento i fuggitivi sono stati bloccati sulla loro auto. Rinvenuti attrezzi atti allo scasso.
E i militari della forestale di Isernia hanno denunciato una coppia per aver realizzato su un terreno di proprietà un garage in assenza di permesso per costruire e di autorizzazione sismica, deferito invece per incendio boschivo colposo un giovane dell'Interland Pentro nei giorni scorsi alle porte di Venafro nel dare fuoco ad un cumulo di sterpaglie e potature provenienti da un terreno di proprietà, ha innescato un pericoloso incendio che solo l'immediato intervento dei carabinieri ha impedito che si estendesse ulteriormente. Carenza di personale, criticità nel settore della sanità e recupero di oltre 1 milione di euro a seguito di sentenze di condanne e di ordinanze di pagamento. Questi alcuni dei punti salienti emersi oggi durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Nonostante importanti carenze nell'organico del personale di magistratura, la Corte dei Conti, sezione regionale per il Molise, ha portato avanti la propria attività cercando di raggiungere importanti risultati, definendo nel 2018 39 giudizi su 123 in materia di contabilità pubblica e 220 nel settore dei conti giudiziali. Quanto ai ricorsi pensionistici, pronunciate 75 sentenze, 31 in più rispetto al decorso anno. Anche quest'anno, ecco. Per 2 anni consecutivi abbiamo avuto un vuoto di organico. Per poter organizzare le udienze, per poter celebrare le udienze, abbiamo dovuto far ricorso all'integrazione del collegio mediante i nostri colleghi del controllo. E con tutto ciò abbiamo realizzato più di 30 sentenze in più dell'anno scorso. E quindi noi speriamo che con il rinforzo degli organici possiamo ancora rendere un servizio migliore alla giustizia e quindi alla comunità molisana. L'importante è quello di farsi vedere sul territorio, di far sentire la propria presenza e non tanto irrogare sanzioni, irrogare risarcimenti, quanto farsi vedere sul territorio, farsi sentire sul territorio e cercare di corroborare quella esigenza di giustizia, di ben comportarsi che è insita in ognuno di noi, in tutti i rappresentanti dei pubblici poteri. Durante l'inaugurazione odierna dell'anno giudiziario 2019 della Corte dei Conti alla Sala della Costituzione della provincia di Campobasso, il procuratore regionale Stefano Grossi ha posto l'accento sulle principali tipologie di danni dedotte in giudizio, da quelle derivanti dalla elargizione dei emolumenti accessori al personale della pubblica amministrazione a quelle scaturite da un illecito utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici in materia di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, fino a quelle legate ad attività contrattuali o a comportamenti negligenti di pubblici dipendenti circa oneri di urbanizzazione non aggiornati. A tutto questo però si affianca un importante recupero da parte della procura erariale di oltre 1 milione di euro. L'ASREM è una delle amministrazioni attenzionate per le numerose criticità che riscontriamo in sede di parifica del bilancio, quando appunto a novembre abbiamo esaminato il bilancio regionale, il bilancio della sanità a novembre. Per quanto riguarda le ipotesi di responsabilità amministrativa, obiettivamente ci sono alcune criticità e nel caso di specie riguardano una errata e insomma illegittima corresponsione della retribuzione accessoria di tutta il personale sanitario che insomma ha portato a contestare 3 milioni e 700 mila euro di indennità di risultato mal distribuita o quantomeno distribuito a pioggia in spregio alle norme che invece prevedono una corresponsione sulla base dei risultati raggiunti e degli obiettivi raggiunti. Per quanto riguarda le partecipate, quest'anno non ci sono stati delle ipotesi eclatanti. Abbiamo soltanto, e questo appunto ne andiamo orgogliosi come procura, un maxi recupero di oltre 1 milione di euro, che per una regione come il Molise, insomma, lo sentirete anche requisitorio, rappresenta una vera e propria novità per dei fatti occorsi qualche tempo fa che hanno raggiunto la definitività in primo grado. Qui c'era stata già la condanna e c'è stato anche l'appello che ci ha dato ragione, per il quale abbiamo recuperato, e sto parlando dell'amministrazione di Molise Acque, più di 1 milione di euro, insomma, come insomma, entrata per la finanza pubblica, che è considerevole anche relativamente alla realtà molisana, che è piccolina.
La Polizia di Stato in prima linea nel contrastare e prevenire episodi di violenza ai danni di vittime vulnerabili. A loro è dedicata una stanza di ascolto voluta e realizzata dal questore di Isernia Roberto Pellicone nella sede Pentra. È stata intitolata Stefania Cancelliere, 39enne, nata di Isernia, barbaramente uccisa dal marito il 27 giugno 2012 a Legnano nel Milanese. Al suo interno personale qualificato della divisione anticrimine raccoglierà richieste e segnalazioni, prendendo in carico la vittima al fine di intercettare e gestire con professionalità e riservatezza il disagio e le paure sia delle vittime che di testimoni vulnerabili e di rilevare tempestivamente eventuali fattori di rischio. Si celebra oggi la festività della donna in Molise, numerose le iniziative per parlare di diritti e problematiche legate al mondo femminile, ancora troppe le violenze e le disparità che creano disagio nella società. L'8 marzo si celebra la solennità della donna, la Mimosa, come ogni anno fa da padrona questa giornata, giornata che però dovrebbe essere uno spunto di riflessione per migliorare quello che ancora non va in Italia, cercare di capire cosa manca per far sì che la differenza tra uomo e donna venga veramente annientata. Si tratta di un evento che ha come l'obiettivo quello di ricordare le conquiste sociali, politiche e di emancipazione che le donne hanno ottenuto nel corso della storia, ma è anche un giorno in cui vengono anche denunciate le donne che sono costrette a subire la donna da sempre portatrice di diritti. Troppo spesso viene vista protagonista di atti di violenza sia all'interno del nucleo familiare che fuori. L'Italia questi anni non ha fatto molti passi avanti e i dati sui maltrattamenti sconcertano ogni anno di più. Per diverso tempo l'origine della giornata internazionale è stata attribuita al giorno in cui centinaia di operaie sarebbero morte nel rogo di una insistente fabbrica di camicie Cotton & Cottons avvenuto nel 1908 a New York. In realtà è molto probabile, secondo i dati storici, che la vera origine della celebrazione, con la sua connotazione fortemente politica legata al socialismo e alla violenza della Seconda Guerra Mondiale, abbia in qualche modo contribuito ad alimentare questo falso storico. Sia nel capoluogo che nei paesi limitrofi, però, oggi sono tante le iniziative che hanno come fulcro l'importanza del ruolo della donna. Anche la Fondazione Giovanni Paolo II è stata attivata in tutta la giornata di oggi, il servizio di estetica oncologica con trattamenti estetici gratuiti per le donne colpite da questa malattia. Per le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, oggi viaggio nella capitale per Maria Grazia La Selva, presidente dell'Associazione Libera Luna e componente della Commissione delle Pari Opportunità alla Regione Molise. La dottoressa La Selva prosegue con tenacia l'impegno nell'occuparsi di donne vittime di violenza. E oggi alle 16 alla sala di biblioteca dell'ospedale Caracciolo di Agnone l'incontro La violenza di genere, prevenzione e contrasto, un'iniziativa di ASREM, CRAL e Regione Molise. La poesia resistente oggi alle 18 alla Biblioteca Michele Romano di Isernia, il contributo delle donne nella crescita dell'Italia, un'iniziativa di Lilt, Fidapa e Le Nuvole, previsto l'intervento di numerosi relatori e l'apertura di un interessante dibattito. E alla Villa Comunale di Montenero di Bisaccia oggi l'inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne. Tre giorni di eventi culturali dedicati al mondo femminile da oggi a Campobasso, dalle ore 17 in via Ziccardi, spazio a musica, arte, letteratura, poesia e ballo con l'iniziativa denominata Anima Libera in Rivoli di Luce. La manifestazione terminerà domenica 10 marzo. E cambiamo argomento. Dopo le primarie del Partito Democratico, il presidente della provincia di Isernia, Lorenzo Coia, entrato nell'Assemblea regionale della formazione politica, propone una sua riflessione. Il presidente della provincia di Isernia, Lorenzo Coia, subito dopo le primarie del Partito Democratico, dopo essere entrato nell'Assemblea regionale, in una intervista propone una sua riflessione sulla politica nazionale e regionale attuale e sul nuovo ruolo del maggior partito del centrosinistra.
la linea della continuità ma anche del rinnovamento. C'erano diversi giovani in lista e soprattutto una filiera istituzionale che deve stare per forza al fianco degli amministratori locali, il partito e rappresentazione della società, di tutte le pieghe della società, dalla società civile, dai rappresentanti all'interno degli enti locali, la provincia, i comuni, i consiglieri regionali. Qua bisogna ricreare un circuito a partire dalla filiera istituzionale e riconnettersi con la società civile. Questo è il problema fondamentale per rilanciare la funzione del Partito Democratico. Penso che il risultato elettorale ci abbia indicato una via, abbiamo sbagliato su alcuni punti, altri sono stati più bravi a carpire la fiducia degli elettori su altre paure o su altre questioni che agitano la società, che è molto complessa. La differenza tra noi e diciamo quegli altri che hanno carpito il consenso è che noi risolviamo i problemi o tentiamo di risolvere la complessità dei problemi, altri invece li agitano semplicemente per carpire il consenso. Questa è la funzione della Lega, questa è la funzione dei 5 Stelle. Io vengo da una lunga storia, insomma, dal Partito Comunista ai Democratici di Sinistra al Partito Democratico successivamente. Ma se devo dire la verità, Fabio Serricchio, che è un ricercatore docente dell'Università del Molise, sulla pagina di Repubblica è stato citato, ha fatto un'indagine, anche se limitata, su 140 elettori delle primarie, ma da dove venivano e qual era la loro funzione. Pochissimi vengono dai 5 Stelle, molti vengono dal PD, qualcuno viene da LeU, che significa che c'è bisogno di sinistra in questo paese e chi è di sinistra deve dare un segnale che la sinistra c'è e che bisogna fare i conti con il Partito Democratico. Per tutto il mese di marzo è possibile presentare domanda per il reddito di cittadinanza. La misura attuata dal nuovo governo giallo-verde convince anche l'onorevole Giuseppina Occhionero. È iniziata la fila ormai da giorni per la richiesta ai CAF e agli uffici postali per la presentazione della domanda del reddito di cittadinanza, la misura a sostegno delle persone con reddito basso in cerca di occupazione. La misura attuata dal nuovo governo giallo-verde pare che piaccia agli italiani e anche ai molisani che hanno già iniziato le code per la richiesta del sostegno economico. L'iniziativa però non piace solo agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Infatti anche l'onorevole Giuseppina Occhionero, deputata del Partito Liberi Uguali, ha espresso pareri positivi per la nuova misura. Ho votato a favore del reddito perché ritengo che la sinistra debba sempre essere al fianco di chi soffre e di chi è senza lavoro, dei nuovi poveri, lo ha dichiarato la deputata Liberi Uguali poche ore dopo il voto nella Commissione Affari Europei alla Camera dei Deputati a favore del provvedimento che prevede il reddito di cittadinanza, appunto. È di sicuro un intervento che poteva essere fatto meglio, ha spiegato la parlamentare molisana, che necessita però di aggiustamenti, ed è altrettanto evidente che occorre fare ancora tanto per il lavoro. Servono risorse, investimenti e una politica che sappia rimettere in moto l'economia e lo sviluppo del Paese. Secondo la deputata di LeU, la maggioranza Lega 5 Stelle non ha ancora dato risposte in questa direzione. Le differenze tra nord e sud, ricchi e poveri, sono ancora acute. La retorica di questa destra populista e carica di odio, ha spiegato, non mi appartiene, ma ha concluso la parlamentare. Sono convinta che sui temi che riguardano la sofferenza sociale, la lotta alle disuguaglianze, alla povertà, la difesa dei diritti e del lavoro, la sinistra deve dire presente, ed è per questo che ho votato a favore di questa nuova attività. La Caritas diocesana di Trivento e l'Istituto Nicola Scarano hanno organizzato un incontro con Lello Della Riccia, membro del progetto Memoria della Shoah, per rinnovare i percorsi storici di uno dei periodi più tragici del Novecento, la persecuzione degli ebrei in Europa. Che cosa significa oggi fare memoria della Shoah? Significa ricordare quello che è successo per fare in modo, nei limiti delle nostre capacità e delle capacità di chi ci ascolta, che queste cose non succedano più. O quantomeno si cerca che queste cose non succedano più, e quindi chiediamo il contributo di tutti, chiediamo il contributo dei docenti, chiediamo l'attenzione dei ragazzi, perché riflettano prima di tutto su queste cose, non facciano grandi differenze fra ebrei o altri, ma facciano in modo che
non si sfrutti più la paura, la parola razza o la parola religione per opprimere o discriminare delle altre persone. Oggi c'è un virus molto potente, che è quello dell'indifferenza. Sì. Che cosa si può fare per vincere? Qual è il vaccino per vincere questo virus? Purtroppo non è solo oggi. Il virus dell'indifferenza è una malattia lontana, antica, da sempre, probabilmente ha minato i rapporti fra l'umanità. Quello che si può fare è appunto parlare, denunciare, fare in modo che la gente ascolti e fare in modo che la gente rifletta. Se solo si riflette o conosce meglio il prossimo, se c'è conoscenza è più difficile che ci sia indifferenza, è più difficile che succeda l'intolleranza. Qual è il suo ricordo nel momento in cui furono emanate le leggi razziali? Il mio ricordo è di un bambino piccolissimo, quindi le leggi razziali forse erano già state emanate da qualche tempo. Io ho un ricordo, forse il più antico della mia vita, avrò avuto forse 3 anni. Noi non avevamo la radio perché c'era stata confiscata, e io ricordo che mio padre, con l'orecchio attaccato al muro, ascoltava il giornale radio che la vicina di casa fascista mandava a tutto volume, e il giornale radio proclamava le grandi vittorie degli eserciti fascisti. E io vedere mio padre che faceva una cosa che secondo me sembrava proibita, origliare, mi ricordo che lo guardai un po' stranito, e mio padre mi diede un'occhiata, uno sguardo e un sorriso timido che cercava complicità e comprensione. Ecco, quello sguardo e quel sorriso di mio padre è forse il ricordo maggiore che io ho di quel momento e di quelle regole antisemite. Una parte della sua famiglia non è tornata dai campi di concentramento? Nessuno di quelli che è partito è mai tornato della mia famiglia. D'altronde ne sono tornati molto pochi, quindi non è che facciamo un'eccezione noi. Presentazione del libro Anidroide con l'autore Marco Bucci alla Casa del Popolo di Campobasso, appuntamento oggi alle 18.30 nella sede di Via Gioberti. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La Gamma Batterie, San Salvo, zona industriale, o visita il sito lagammacommerciale.it. Per vederci chiaro, Ottica De Siato, in via Estonia 41A a San Salvo, in via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Parzialmente nuvoloso oggi sul Molise, schiarite a partire dalla sera, le temperature sono comprese tra gli 8 gradi di Campobasso e la massima di 18 a Termoli, venti di direzione variabile, poco mosso il mare Adriatico, sulla regione domattina il cielo si presenterà soleggiato, valori climatici in leggera flessione, venti sudoccidentali. Con la partita tra Aosta e Real San Giuseppe Napoli, la fase finale della Coppa Italia di calcio a 5 delle squadre che militano nel campionato di Serie B, le partite dai quarti di finale fino alla finale di domenica a Campobasso al Palazzetto dello Sport dell'Università degli Studi del Molise. Oggi gli altri incontri alle 15, 17 e 19 con ingresso libero e gratuito. La locale Circolo della Nebbia Cus Molise gioca alle 19 contro la Città di Massa. Momento delicato in campionato per l'Olimpia Agnonese. I Granata sono ripiombati in piena zona retrocessione. La settimana di riposo utile per ricaricarsi in vista del finale di stagione. Il parere del vicepresidente Fernando Sica. Sentiamo.
Professor Sica, la situazione per l'Olimpia Agnonese in Serie D comincia a essere più preoccupante, forse anche più delle stagioni passate. Forse si sta disunendo il giocattolo tra società, squadra, tifosi. Cosa sta succedendo? Cosa ci vuole per riprendere in mano la situazione e salvarsi anche per questa stagione? Ma non direi la cosa, non è drammatica, oramai noi siamo abituati a questa prassi, purtroppo sono 12 anni che facciamo la D, dico purtroppo perché per fare la D ci vogliono tanti e tanti sacrifici e abbiamo avuto sempre più o meno queste situazioni. Il campionato è ancora lungo, mancano ancora diverse partite, no? Ricordiamoci che questo è un girone a 20 squadre, quindi c'è ancora da lottare. Noi come buoni montanari, come esperti della categoria, non molleremo un passo di un centimetro. Oggi purtroppo affrontavamo una grossa squadra con un organico molto ridotto, perché non a caso noi che viviamo intorno alla squadra per quasi tutta la settimana abbiamo notato che c'era la mancanza di 6 o 7 ragazzi infortunati e più 2 squalificati. Quindi dalla prossima, anche perché approfitteremo della sosta e quindi fra 15 giorni saremo a pieno organico. La società ci crede, andiamo avanti in questo modo, sicuramente io sono convinto, con la mia milizia di circa 25 anni in società, che ce la faremo a salvarci anche in quest'anno. Per quanto riguarda il connubio società tifosi, la gente di Agnone vuole bene alla squadra, quindi soffre insieme alla società, soffre insieme al giocatore, ma non c'è niente di asio, niente di rotto, anche perché noi siamo abituati a certi livelli, soprattutto siamo abituati ad enormi sacrifici e soprattutto sappiamo che noi, se dobbiamo vincere col 12° uomo in campo, che sarebbero proprio gli spettatori. Se oggi c'è stata qualche cosa che non è andata, ma è solo esclusivamente una riflessione che pacificamente, da persone educate come noi siamo e come anche i tifosi sono, ci deve essere un confronto. L'importante è sempre per avere un unico obiettivo, il bene della società e il nome dell'Agnone. E io sono convinto che anche quest'anno ce la faremo. Nella pallavolo femminile di Serie C il Termoli ottiene una vittoria importante in ottica salvezza 3-1 sulle abruzzesi del Monte Silvano. 26-24, 17-25, 25-20 e 25-15 parziali in favore del sestetto guidato dal tecnico Mottola. Francesco Giannini con 72 punti ha vinto il campionato regionale veterani di tennis tavola. Alle sue spalle Luigi De Bernardo e Claudio Trivisonno che hanno collezionato entrambi 52 punti. In quarta posizione Bernardo Cosimi con 28 punti. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.